La città perla dell'Adriatico si arricchisce di un ampio spazio dedicato allo studio, alla letteratura, alla ricerca e al dibattito. Il prossimo sabato, infatti, verrà inaugurata la nuova biblioteca comunale, situata nello splendido edificio risalente alla metà del 1800, originariamente utilizzato come stazione dirigente e poi come sede dell'Istituto Tecnico per Geometri. Grottammare si approssima ad una importantissima inaugurazione della Biblioteca Comunale, una grande inaugurazione e recupero di un edificio storico fondamentale per la città. Finalmente Grottammare si doterà di una biblioteca moderna e confortevole, dotata di tutti i servizi per le nuove generazioni che si formeranno qui all'interno. Oltre 56.000 volumi potranno essere collocati all'interno della nuova biblioteca, che si articola su tre piani dotati di luminose sale di lettura, stanze per bambini e ragazzi, per esposizioni, laboratori, corsi e conferenze, un'emeroteca, uno spazio computer, oltre ad un archivio storico, e dal prossimo anno sarà dotata di una ricchissima mediateca. Un recupero veramente molto importante di questo edificio che dà un po' l'idea, no, del completamento della rinascita grottammarese. Dalla statale venendo a nord troviamo la Piazza San Pio e questo edificio che è stato inizialmente il luogo dove le carrozze cambiavano i cavalli, stazione di posta, poi è stato municipio, poi è stato scuola, poi è stato di nuovo scuola per pochi anni e adesso è il fulcro della cultura e spero della civiltà di Grottammare.